fratelli e sorelle, attenzione, il male è leggermente più calmo oggi e va in silenzio verso quello che è il suo mercato, che è pari al nostro. La Juve in silenzio, piano piano, perché comunque, a differenza delle altre società dove Maldini ha parlato, Marotta ha parlato, parlano i dirigenti, i responsabili per spiegarlo, da sempre la nostra tradizione è quella di cercare di parlare il meno possibile, operare sulle varie trattative, possibilmente appunto in silenzio, e poi naturalmente annunciare. E allora, prima di addentrarci nella situazione calda del momento, che è quella di Kalidou Koulibaly, che potrebbe forse seguire la strada di qualche suo altro predecessore, andiamo a sentire quello che è successo ieri, e cioè chi ha indovinato la maglia storica che aveva come iniziali FC7 della Juventus, e soprattutto i commenti vostri al video tramite la nostra voce elettronica, che di professione fa la voce elettronica e quindi ci tiene a svolgere il suo lavoro. Voce elettronica? Tu sei pazzo? È una vita che studio per fare questo lavoro. La ribellione della tecnologia. Comunque, la mia professionalità mi impone di continuare. Hanno indovinato Franco Causio, il numero 7, Wanda, Pierluigi, Nunzio e una serie di altri tuoi fan. Non so come fai ad averne così tanti. Ah, ti spiace, ti secca? A proposito del video di ieri, il bianconero dice: a me Zaniolo piace tantissimo come calciatore, però, porca miseria, noi non riusciamo mai a comprare giocatori forti, giovani e italiani, integri fisicamente. Si riesce a piazzare Arthur e Rabiot, Ramsey sempre sul groppone, e si parla dei numeri delle maglie qui. Voglio dire, è una serie di messaggi che ci riportano, no? All'ottimismo contagioso. Calma ragazzi, praticamente siamo all'inizio, fra poco presentiamo Pogba e Di Maria e tutti gli altri in scia. Tornando al discorso di Kalidou Koulibaly che potrebbe arrivare alla Juventus, allora dobbiamo, secondo me, iniziare a fare le differenze, il gioco delle differenze che tanto ci piace e tanto vi piace, perché noi andiamo verso il calcio globale, ma restiamo ancorati al calcio dei comuni. Allora, ragazzi, ci sono due cose che un calciatore professionista nel 2023, ma anche prima, insegue ed inseguirà. Quali sono queste due cose basi? I soldi e la possibilità seria di vittoria. Se poi tutte e due assieme combaciano, tanto meglio. Qual è una delle poche società al mondo che può garantire a un calciatore di guadagnare una cifra importante e di combattere per competere e possibilmente vincere qualcosa a fine stagione? La Juve, come direbbero gli argentini, la Juventus. Quindi, con tutte le situazioni personali rispettabilissime, perché Kalidou Koulibaly, che è arrivato a 31 anni, che oramai ha 8 anni al Napoli, dove comunque è riuscito a guadagnare bene, meritandolo, perché è sempre stato uno dei migliori centrali in circolazione, ma non vincendo qualcosa di importante, tipo scudetto o una Coppa Europea, dovrebbe fino alla fine della sua carriera restare? Potrebbe farlo, accettando magari un rilancio da parte di Aurelio De Laurentiis, che sembra, così si dice, aver alzato dai 4 che erano al limite della sua squadra adesso a 6, visto che la Juventus dovrebbe aver offerto 6,5 più bonus, e quindi potrebbe accettare, vincendo la sua battaglia dal punto di vista economico, quindi facendosi aumentare l'ingaggio, di restare a Napoli con una squadra che comunque negli ultimi anni è stata competitiva, però in fondo non c'è mai arrivata a vincere lo scudetto, perché in una maniera o nell'altra, o molto in anticipo, o a 3 giornate dalla fine, o perdendo una partita che diventava determinante, lo scudetto poi alla fine non se l'è combattuto fino all'ultima giornata. Quindi Kalidou Koulibaly potrebbe fare come ha fatto Higuain, come ha fatto dopo anche Sarri, e cioè chiudere il cerchio, dire: per vincere devo andare alla Juventus, non c'è niente di male, sono professionisti. Pjanic, Miralem Pjanic, ha fatto la stessa identica cosa quando giocava con la Roma. Giustamente diceva che stava benissimo la Roma, che Roma è una città meravigliosa, conosciuta in tutto il mondo, e bla e bla e bla e bla e bla,
E poi la Juventus ha pagato la clausola, come Higuain anche a Pjanic, l'ha portato a Torino. Appena arrivato all'ora di nove, ora sarebbe la continassa, il primo giorno di allenamento, la prima cosa che ha detto Miralem Pjanic è stata: adesso capisco perché la Juve vince sempre, l'organizzazione qua è una cosa diversa, come ti fanno giocare a calcio senza pensare ad altro è una cosa diversa, quello che mi stanno tramandando i vecchi è una cosa diversa, la Juve è diversa ragazzi, non c'è niente da fare, ve ne dovete fare una ragione, la Juve è diversa. Se le due squadre di Milano viaggiano per conquistare la seconda stella e noi andiamo verso la quarta doppiandoli, nel caso ci sarà un motivo, ci sarà un perché, è questo il perché, perché comunque l'approccio alle cose, la vita quotidiana e quella specie di bolla che si crea intorno ai calciatori rende i calciatori calciatori e basta, punto, non devono pensare ad altro, non devono rimbalzare tra una radio e l'altra, non devono preoccuparsi di miliardi di tifosi che dicono qualcosa per strada o che li aspettano fuori dall'allenamento, devono pensare soltanto a giocare a calcio, quindi anche Kalidou Koulibaly potrebbe fare questo passaggio. È chiaro che a differenza dei tempi quando si vendette Pogba per comprare Higuain, di fatto spendendo quasi tutto l'incasso di Pogba per la clausola di Higuain, qui il Kalidou Koulibaly di turno arriva se esce De Ligt, che quindi porta tanti soldi, per Kalidou ce ne vogliono molti di meno visto che è in scadenza di contratto l'anno prossimo, questo mi sembra evidente, altrimenti si andrebbe a ripercorrere lo stesso errore. L'errore fatto al tempo, secondo me, non è stato ovviamente quello di comprare Higuain, che era un gran centravanti, ma vendendo Pogba e quindi limitandosi nel centrocampo per puntare dove mancava qualcosa all'attacco con un forte realizzatore come Gonzalo Higuain, prenderlo quasi a 30 anni a quella cifra importante che poi non sarebbe stata ammortizzata rivendendolo, perché i fatti sono stati questi, ha fatto due grandissimi anni e poi un po' per l'indolenza fisica, un po' per le prestazioni che non venivano più, un po' per magari la voglia che andava verso la fine della carriera, il giocatore l'hai piano piano perso e non hai potuto più realizzare i soldi o quantomeno una parte di quelli che hai messo sul mercato per acquistarlo. A proposito di Higuain, io c'ero quel giorno quando è arrivato in aeroporto a Torino Higuain e mi ricordo benissimo che c'erano tipo una cinquantina di tifosi della Juve fuori ad aspettare incuriositi l'arrivo di Higuain all'aeroporto, e uno degli addetti all'aeroporto, di fede partenopea, attenzione, vicino a me, mi ricordo che mi disse: ma se fosse successa una cosa a Napoli così, che veniva un grandissimo giocatore dalla Juve a noi, ci sarebbero stati migliaia di persone fuori ad aspettarlo. E io risposi: è per questo che voi non vincete nessuno. Qui è la differenza. Qui è la differenza tra noi e gli altri. Piaccia o non piaccia, noi combattiamo per vincere perché abbiamo una direzione per vincere. Gli altri hanno tante sfaccettature che fanno un po' di chiasso e di colore, ma alla fine vincono molto di meno. Ragazzi, grazie, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel like al video, tanti commenti che piano piano li leggo tutti, fino alla fine.